Anche i medici di famiglia effettueranno le vaccinazioni antimeningococco C previste dalla campagna vaccinale della Regione. Lo prevede l'accordo approvato con una delibera di giunta che verrà siglato nei prossimi giorni dall'assessore al diritto alla salute, dalle ASL di Firenze, Pistoia, Prato, Pisa, Arezzo. La particolare infezione epidemiologica che si è sviluppata nella regione toscana ha così coinvolto, oltre ai pediatri, anche i medici di base nell'ottica di agevolare il ricorso alle misure di profilassi da parte dei cittadini. Del resto l'accordo collettivo nazionale dei medici di famiglia prevede tra i compiti dei professionisti anche l'adesione ai programmi di vaccinazione concordati a livello aziendale e regionale. Alla luce del nuovo accordo con la sanità, ciascuna azienda definirà specifici accordi con i medici del proprio territorio. La maggior parte delle aziende hanno già concluso questi accordi e di fatto i medici hanno già cominciato a vaccinare. Dall'inizio di quest'anno si sono verificati 22 casi di meningite di tipo C, con 18 persone colpite e 5 vittime, delle quali 3 di queste sono decedute nell'Empolese, 1 a Pisa e 1 a Firenze. Da segnalare che fra il 2004 e il 2005 era stato registrato il numero più alto di casi di meningite, una cinquantina. Anche in quel caso, in contemporanea, fu registrato un picco di casi di influenza.